Buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con il Salotto del Calcio. Una settimana questa in cui... No, scusate, ma proprio in apertura io sento le voci, ma non perché sono completamente impazzita, ma perché alla mia sinistra, come sempre, c'è qualcuno che mi ricorda dei nomi che in questo momento poco c'entrano in realtà, perché oltretutto il campionato, la Serie A è ferma, quindi... Insomma, non ci dovrebbe riguardare, è vero che abbiamo a che fare con gli argentini, ma insomma, via, no, non è il momento. Intanto ho provveduto a sequestrare appena così non scrive niente. Il nostro Marco Mordini. Buonasera a tutti. Il ben ritrovato. Buonasera Marco. Ho sentito una vocina. Sì, anch'io ogni tanto sento questa vocina. Che purtroppo ogni tanto compare anche a video. Sì, è vero. Ma non vorrei iniziare con queste immagini, anzi vorrei iniziare parlando dell'Italia che è scesa in campo per i primi impegni del 2023, per le qualificazioni per gli europei e per la Nations League, diciamo, non ci ha proprio soddisfatto. Dopo la sconfitta a Napoli con l'Inghilterra è arrivato, sì, la vittoria è arrivata con la nazionale maltese, ma insomma non ci ha propriamente riempito gli occhi di un bel gioco, anzi il gioco ha latitato e a tratti siamo stati forse anche in difficoltà, cosa a cui non siamo abituati, quindi ci sarà molto da lavorare per la truppa di Mancini e commenteremo ovviamente questi risultati. Stasera seguiremo anche in diretta una partita che è quella tra Irlanda e Francia, non tanto perché in questo momento il risultato sia per noi fondamentale, ma perché comunque ci manteniamo aggiornati sui risultati appunto delle altre nazionali. E commenteremo appunto insieme agli ospiti di questa sera, che vado subito a presentare. Per la prima volta viene a trovarci Alessandro Gambadori, che è ex calciatore, due presenze in Serie A con Livorno e Varese, poi in B e poi in C anche con la Pistoiese, ovviamente, quindi volto conosciuto per i nostri telespettatori, e adesso in questo momento allenatore del Casalguidi. Esatto, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Alessandro, poi approfondiremo anche il percorso che sta facendo appunto la tua squadra in questo momento. So che sta andando bene, discretamente. Sì. Bene, quindi siete soddisfatti, questo ci fa piacere. Commenteremo poi ovviamente anche insieme a Francesco Filippelli. Buonasera a tutti. Eccolo qua, lo vedete, il nostro personal trainer che torna per darci anche aggiornamenti, cioè, li possiamo dare aggiornamenti sul contest? Sul contest, sì, sta cominciando ad arrivare qualcosa, anche dall'estero devo dire. Ecco, quindi, vedi? Sì. Dove forse in questo momento è più conosciuta. È più conosciuta. Sì. Dopo lo ricordiamo così. Certo. Ovviamente. E lo troviamo... facciamo anche. Ora, io stasera, però so che la Laura si sta preparando, è prontissima. Poi abbiamo, come sempre nel nostro team, Paolo Lora Lamia. Buonasera a tutti. Il mister Daniele Innocenti. Salve, buonasera. E la nostra super elegante stasera Laura Cugelli. Buonasera a tutti, bentrovati. Buonasera. Ciao, Laura. Buonasera. Io ti ho sentito un po' arrabbiata, perché ieri non eri proprio... No, ieri ho vissuto un momento un po' particolare a Rimini, ho seguito la nostra Giorgio Tesi Group, abbiamo vinto, ma c'è stato un arbitraggio... Ora siamo in televisione, devo essere brava. Moderata. C'è stato un arbitraggio un pochino scandaloso. Ecco, quindi... Si è allineato abbastanza, però succede a volte sui campi. Assolutamente. Però, siccome noi vinciamo di cuore, sembrano battute e scontate, siamo un grande team e quindi l'abbiamo spuntata, anche se sulla carta non era una partita importante per la classifica nostra. Per Rimini invece sì. Però gli abbiamo fatto lo sgambetto, quei tre punti alla fine. Sì. Anche mister Brienz è espulso. Sì, è stato espulso. È stato un po'... Nicola, poi anche il nostro DS Marco Sambugaro, che è la persona più calma del mondo, e per aver espulso lui, cioè vuol dire è proprio successo. Hanno fatto proprio una bagarra. Sì, scandaloso. Sì, assolutamente. È stato insomma abbastanza. Sì, e quindi i nervi sono saltati. Stavi in campo praticamente. Io sì. Poi appunto in e al Palacarrara ho la divisa della società. Sì. Fuori no, quindi allora però poi mi sono contenuta, dai. L'hanno fermata perché sapevano che stasera doveva venire. Sì, sì, se no poi stasera non ci sarei potuta essere. Peccato nostro... per la piccola battuta d'arresto contro Forlì. Contro 100, sì. Contro 100, sì, è stata una battuta d'arresto, però io sono molto ottimista e secondo me questa squadra ci regalerà delle emozioni come già ci sta regalando.
Iniziano domenica, inizia domenica la fase ad orologio e ci vede subito impegnati con una grande, con Cantù. Sì, è una bella squadra. Partiamo con due punti, parte un nuovo campionato in pratica. Inizia un nuovo campionato e Pistoia parte con due punti, nonostante abbia finito terza in campionato come in classifica, ma c'è tutto un... Sì, un meccanismo. Un meccanismo un po' particolare di incrocio fra girone rosso, che era il nostro, e il girone verde, che è l'altro. E quindi partiamo, abbiamo perso gli scontri diretti con Cento, appunto partiamo un pochino svantaggiati, però si riparte da deve zero. Deve venire mister Brienza. Sì, ora appena... È che deve tornare in trasmissione. Ma io gliel'ho detto, infatti. Sì. Gliel'hai quindi, detto? Certo che gliel'ho detto. Noi ci siamo adoperati... venendo a vedere la partita, assolutamente, per cercare di portare un po' di fortuna, però sì. Ci vuole il suo tempo per arrivare. La fortuna arriva infatti la partita dopo, vedi, assolutamente bene, quindi confermiamo, sì, poi vi aspettiamo per le partite appunto della fase orologio, quindi ce ne sono tre in casa e tre fuori, quindi vi aspettiamo. Però stasera si parla di Fiorentina, anche di Fiorentina perché sì, appunto abbiamo detto la nazionale, ma c'è un sondaggio perché a breve torneranno gli impegni per la Viola. Esatto, sì, anche se il campionato è fermo, però noi vi chiediamo, secondo voi cosa la Fiorentina, su cosa dovrebbe puntare a vincere? Coppa Italia o Conference League? Quindi fateci sapere la vostra al 335-848-7509. Ovviamente i nostri telespettatori, se vogliono, possono seguirci anche sui dispositivi, sul tablet oppure sul telefono, perché alla nostra diretta va in onda anche su fiorentinanews.com, quindi chi vuole può anche seguirci in questo modo oppure anche con la replica più tardi o con l'applicazione TVL Play. Ma torniamo a noi, perché dicevamo le partite della squadra del CT Mancini, che appunto comincia il suo percorso non nel migliore dei modi, perché la sconfitta contro l'Inghilterra ha messo in evidenza molti limiti di questa squadra. E poi Mancini mi ha un po' sorpreso con questa scelta di andare a fare una convocazione, addirittura pescando un giocatore argentino che... di italiano ha un po' poco, e soprattutto milita comunque in una squadra di terza fascia. Insomma, se questi sono i giocatori a cui dobbiamo ricorrere, c'è davvero da preoccuparsi, Marco? No, è vero, c'è da preoccuparsi, perché notiamo tutti, non da ora ma da diversi anni, che mancano i talenti a questa nazionale, mancano talenti, perché lo sappiamo bene, ormai il calcio è aperto a tutti, le convocazioni dei calciatori, delle rose, delle squadre di Serie A sono il 90% di stranieri, alcune società pochissime come il Frosinone, abbiamo messo l'esatto noi l'altro lunedì su quel fatto, sia della primavera che della prima squadra, dove ci sono pochissimi stranieri, il resto poi delle altre squadre è un pienarsi di calciatori che ce ne sono tantissimi, i nostri sono molto meglio, però costano meno, il buon Pantaleo Corvino me l'ha sempre detto, costano meno, e allora vanno a acquistare questo, poi c'è il giro procuratori, insomma c'è un buon insieme di cose, e lo vediamo poi il sta succedendo nazionale. Però uno potrebbe dire, come mai anche gli altri campionati ci sono gli stranieri? Però fanno altre situazioni, mettono in atto altre situazioni. In Inghilterra devolvono un 15%, se non mi sbaglio, alla Serie A, ai giovani, alle squadre primavera nostre, mettiamola così. Noi invece non facciamo quasi niente, molti ragazzi dell'Under 21 poi vengono dispersi qua e là, vanno all'estero, pochissimi giocano anche nelle prime squadre. E questo poi è il risultato, e facciamo fatica. Io ho visto una nazionale che fa veramente fatica a fare gioco, anche con Malta l'altro giorno era un amichevole, cioè abbiamo rischiato di passare in svantaggio, ma non vediamo un gioco. L'Inghilterra, specie il primo tempo, non ci ha fatto vedere il pallone. Questo è veramente un grande problema, e quando diciamo sempre il discorso ha fatto Boban, il buon Boban è un grande calciatore, che in Italia ci vuole almeno 15 anni per rimettere una nazionale a posto, ma partendo già da ora. Se noi aspettiamo dell'altro, se lassù nelle poltroncine ci sono sempre i soliti, allora è inutile. Secondo me, Marco, abbiamo perso un'occasione, perché con l'avvento di Mancini, che aveva creato un certo tipo di discorso e aveva portato l'Italia
a vincere l'Europeo, oltretutto giocando un calcio che non si era visto tante volte, ecco, no. Quello poteva essere un viatico per cambiare le cose. Oltretutto lui aveva convocato dei giocatori, sì, che ancora o non si erano mai visti, come Zaniolo, o si erano visti poco, come Raspadori, certo. Giocatori che poi hanno avuto un percorso importante. Raspadori è andato al Napoli, certo, e ha fatto, certo, bene. Zaniolo, al di là che ora stia attraversando una fase un po' difficile, però, insomma, l'anno scorso ha deciso una finale europea, e per ritrovare un italiano che decide una finale europea, se non sbaglio, bisogna tornare alla doppietta di Inzaghi nel 2007, certo, contro il Liverpool. Purtroppo non c'è stato seguito, e credo che sia cambiato anche l'atteggiamento di Mancini, perché è vero che non ci sono talenti, però se si va a vedere le presenze di ogni giocatore tra quelli che hanno giocato contro l'Inghilterra e quelli che hanno giocato contro Malta, sia nei rispettivi campionati che nelle coppe europee, viene fuori un quadro di una nazionale non così in difficoltà, nel senso che comunque tanti giocatori nelle loro squadre giocano, e giocano anche in Europa, e da questo punto di vista la situazione, secondo me, è migliore rispetto a qualche anno fa. Purtroppo credo che Mancini abbia un atteggiamento anche meno positivo e propositivo rispetto a quando è arrivato, e questa scelta di Retegui non sia tanto io lo convoco perché qualcun altro non lo vede, ma io mi voglio in qualche modo parare le spalle, certo, voglio mandare questo messaggio, certo, ai limiti della provocazione, quando in realtà per me meritava più Scamacca di giocare che Retegui. No, parliamoci chiaro, poi ha fatto due gol, nulla contro, gioca un poco anche Scamacca, però anche lì, anche la storia Scamacca non gioca è vera fino a un certo punto. Lui ha avuto un infortunio e ultimamente non sta giocando, però nelle prime 19 giornate di Premier League Scamacca ne ha fatte 16. In Conference League, che comunque era la sua prima esperienza europea, ha segnato 5 gol, quindi è chiaro che non sia Vieri, Inzaghi o Riva, per l'amor di Dio, però è comunque un attaccante, ha fatto vedere qualcosa, e quando ci sono bisogna dargli fiducia. Se non si dà fiducia neanche a chi un minimo gioca, diventa difficile. Ma come ragazzi, per esempio Pafundi, che quando ha fatto l'esordio ha fatto benissimo secondo me quel giorno in nazionale, ha più sentito di niente, però è un ragazzo di 17 anni che stava facendo molto bene per l'esordio, sì, a 17 anni. Però cioè, anche lì io chiaramente lo vorrei vedere, e non ho nulla contro questo ragazzo, e sicuramente avrà delle qualità, ma prima di, tra virgolette, intestardirsi su ragazzi che ancora devono far vedere tutto, e la nazionale dovrebbe essere un punto d'arrivo, non un punto di partenza, iniziamo a premiare chi qualcosa ha già fatto vedere, tipo Baldanzi, tipo Frattesi che non ha fatto neanche un minuto, tipo Casale che insieme a Romagnoli forma una delle migliori difese del campionato, Zaccagna uno dei migliori giocatori italiani della Serie A. Cioè, se anche quando fanno bene non vengono convocati o non vengono schierati, la storia non ci sono giocatori, poi regge. Però fino a un certo fare punto. La trafila, l'under 21, che se uno è bravo deve fare tutta la trafila, per esempio. Invece all'estero è differente. Sì, e la nostra grande regia manda subito i nomi. Ma non ci sono no, perché noi abbiamo perso, no? Giustamente per età, una difesa con Bonucci e Chiellini che hanno retto 7-8 anni, sia la Juve sia dovunque giocavano. E non ci sono ricambi. Assolutamente, né davanti né dietro, quindi vuol dire che molto probabilmente abbiamo lavorato non bene, come si diceva però, prima. Daniele, quando proprio in un'ottica poi, futura. Poi può far giocare chi vuoi, ma sono tutti giocatori da scoprire ancora. Però Daniele, anche quando volendo i ricambi danno l'impressione di esserci, Mancini non li fa giocare, perché per esempio in una situazione del genere in cui non c'è Bonucci, ormai non c'è più Chiellini, Bastoni è infortunato, e non ci sono delle certezze, perché non far giocare la coppia titolare della Lazio, che ha già un'alchimia, quindi non c'è neanche il problema che non si conoscono, e invece Mancini ha fatto giocare Acerbi e Toloi, che insieme avranno giocato una partita. Cioè, anche quella è una scelta che io onestamente non ho ben capito. Un conto è, ci sono due tra Barzagli, Bonucci e Chiellini, e quindi anche se vengono da un periodo non facile, giocano loro, e mi sta bene, oppure ai tempi Nesta, Cannavaro, ma
per far giocare solo gli acerbi, io più volentieri vedo Casale, appunto, o Romagnoli. Sì, ma come ragazzi, ignoto, ora non è che poverino, ma non è, ma non è da nazionale, no, stiamo scherzando, ma come si muove, come si muove in campo, come calcia il pallone, ma non è un calciatore a nazionale, ragazzi. Ma non scherziamo. Si parlava con Paolo ora, io non so che polemici possano essere, perché comunque poi alla fine sai benissimo, lì a volte interne ci possono anche essere dei problemi, ma uno come Zaccagni della Lazio, che sta facendo, appunto, un super campionato, che comunque è un giocatore che è degli anni, certo, io non so che carattere ha, non lo so, non voglio andare a dire che magari, che ti posso dire, no, dentro il gruppo non ci sta bene, a volte può dipendere anche da questo, sì, sì, sì. Però tolgo questo perché non lo so, secondo me uno Mezzaccagni potrebbe giocare benissimo, sì, anche perché io ovviamente non è che lo conosca, però non mi sembra un Balotelli caratterialmente, Zaccagni, quindi che crea tutti questi problemi, bah. No, non possiamo sapere, abbiamo visto ci sono stati delle retroscena appunto anche su Gollini, che comunque non sembrava non aver trovato l'alchimia col gruppo, poi in realtà si è visto che qualche scratch c'era. Chissà il perché delle scelte di Mancini, le approfondiremo ancora, cercheremo di scoprire qualcosa in più ancora più avanti nel corso della puntata, quindi diamo la linea alla pubblicità solo per... Riprendiamo allora con la nostra diretta, vi ricordiamo che appunto il campionato di Serie A è fermo in questo momento per gli impegni della nazionale, quindi stasera non seguiremo partite se non quelle legate appunto ad altre nazionali, tra l'altro che non riguardano proprio appunto l'Italia, perché sono in campo in questo momento Irlanda e Francia, tra l'altro una partita ferma ancora sullo 0-0, quindi anche in questo caso non si è visto granché. No. Ora probabilmente è un momento un po' particolare anche per le nazionali, ci sono stati mondiali, quindi dovranno ritrovare gli equilibri, però l'equilibrio in casa Italia manca da un po' di tempo. Alessandro, Mancini non ha un compito facile, perché si parla poi sempre di carenza anche di attaccanti, ma in realtà, come emergeva anche dal discorso nella prima parte, le carenze non sono localizzate solo nel reparto attaccanti. No, Mancini ha un compito difficilissimo, perché ripetersi dopo un europeo vinto è sempre molto difficile riconfermarsi. Poi parlavamo prima con Marco della cultura nostra italiana, una cultura dove si insegue solo un risultato, e io invece penso che per arrivare al risultato ci sia un percorso, no? E questo parte un po' sembra sempre i soliti discorsi, però dai settori giovanili, dalle scuole calcio, da chi insegna, perché trasferire, si parla di talenti, il talento te lo dà la natura, no? Ma poi dopo ci vuole la motivazione, e chi insegna oggi nelle scuole calcio, nei settori giovanili, se non ha questo, è vero che c'è il talento, però il talento ha bisogno anche di motivazione, questo va trasferito. E ad oggi no, non voglio dire che non ci siano competenze, però vedo che si lavora poco sotto questo aspetto, si parla sempre di tecnica, di tattica, di moduli, di tante cose, ma poi la motivazione vera e propria che serve per fare arrivare un giocatore ad alti livelli forse manca, e questa è una mia idea. Ecco, quindi forse anche l'aspetto motivazionale per quanto riguarda i giocatori che nei vari settori giovanili non riescono a trovare lo spazio, i ragazzi italiani che non riescono a trovare lo spazio, manca un po' quella grinta che invece un giocatore che viene da fuori forse ha. Grinta, motivazione dovuta anche sicuramente a noi allenatori, perché inseguiamo solo il risultato, perché le società chiedono i risultati, giustamente, quindi l'allenatore guarda il risultato, però... Per arrivare, come dicevo prima, a un risultato c'è un percorso da fare, quindi a me piace la sconfitta, ecco, non è che piace nel senso che mi piace perdere, però la sconfitta fa riflettere se è presa nella giusta maniera, e credo che questa sia una delle parti più difficili per un allenatore, perché si deve mettere in discussione, deve essere umile, deve sapere dove ha sbagliato, deve correggere, però anche questo è un aspetto che ad oggi in Italia viene poco fatto. La scelta di convocare appunto un giocatore che viene dall'Argentina è stata molto discussa, anche perché, Francesco, si tratta tra l'altro di un giocatore che tra le altre cose non sa neanche l'italiano, quindi ancora più evidente che siamo andati veramente
a pescare proprio il nome per forse per far notare proprio queste problematiche. Sì, per far notare che c'è una mancanza importante. Ora io sinceramente quel giocatore non lo conoscevo, non sapevo neanche della sua esistenza. So che ha un parente italiano, quindi gli è riuscito, diciamo, un bis nonno. Ora, questa convocazione secondo me scopre un punto importante. Come diceva anche prima Marco, l'Italia è molto peggiorata su tantissimi aspetti, dalla parte offensiva, centrocampisti, difensori, ok. Ma nella parte offensiva veramente manca una figura di riferimento. Cioè il fatto di convocare un giocatore che gioca nel Tigre, mi sembra, sì. Nel Tigre, cioè, e non c'è un vero centravanti adesso in Italia che gioca nel campionato italiano. Se a me mi chiedete qual è il centravanti più forte italiano, così a braccio viene da pensare subito a Balotelli, per quanto sia tutti stranieri, cioè, per quanto non possa essere affidabile, tutto quello che vuole. Ma dov'è adesso la figura del centravanti come c'era prima, come ci poteva essere, che ne so, il Toni, Gilardino, cose varie, cioè, non c'è più. Quindi la scelta è stata abbastanza strana, ma non so, quasi obbligata, perché non c'è altro ad oggi. Però ecco, tra tutti gli osservatori ci sono in giro per sì. Il mondo un giocatore che io credo fosse sconosciuto solo a te, Francesco, credo che nessuno lo avesse notato. Infatti. Fino a questo momento è passato da essere appunto un semi sconosciuto a quasi un top player, sì, a 15 allora. Milioni. Ora, possibile che nessuno si fosse accorto? È toccato a Mancini andare a pescarlo. Sono stati fatti paragoni con Batistuta. No, allucinante. Cioè, ora. Il bello è che non sono stati fatti da giornalisti che appunto. Magari hanno i loro interessi, sono stati fatti da Mancini. Vabbè, lasciamo perdere forse. Sì, lasciamo perdere. Su questo aspetto, forse è stato un lapsus momentaneo. Sì, però ecco, sicuramente c'è da riflettere e da trovare una soluzione a questo problema, Daniele. Senti, io vedendo gli ultimi 6-7 anni, secondo me la nazionale doveva essere già una nazionale che in 6-7 anni, da quello che abbiamo passato, dalle due non qualificazioni che abbiamo avuto, cioè abbiamo fantasmi nell'armadio ora, abbiamo paura, è normale, abbiamo una squadra che non è una squadra. Quindi quando vai a vedere l'Italia dopo quello che abbiamo passato noi, che abbiamo fatto, è chiaro che ti fai due domande e dici: risiamo qua di nuovo a sperare di passare per poter fare un campionato europeo, un campionato del mondo, cioè veramente dopo 6-7 anni. Quindi non possiamo dire che Mancini ha fatto male, ha vinto un europeo, ma neanche bene, perché poi alla fine, cioè, ha detto bene, dobbiamo fare risultato. Qui non si parla di risultato, qui si parla di fare un mondiale, un europeo oppure no. Cioè l'Italia non esiste che quest'anno non possa andare, perché risiamo di nuovo qui, perché se risiamo fuori di nuovo, allora veramente, cioè, chiudiamo subito battenti, perché in 6-7 anni non siamo riusciti a costruire una squadra. Quindi io non guardo ora, guardo quando sono iniziati i problemi, che forse è peggio di prima, perché secondo me la nazionale ha delle grosse difficoltà anche con Malta. Ci mancherebbe che tu pareggiavi con Malta, sennò alla fine risiera di nuovo da punta e da capo. Quindi non è per discriminare quello che fa Mancini, è che penso che in questo momento pensare che ci vogliono 10-15 anni, insomma, mi piglia un po' di paura. Noi, cioè, il mio figliolo tra 15 anni e 30, io non lo so se ci sono, quindi per rivedere un mondiale, un europeo, io forse non lo rivedrò mai più. Cioè, poi è vero. Cioè, ci sono bambini che vanno all'elementare e non hanno ancora visto l'Italia mondiale, non è una bella cosa. Non sta a noi trovare la soluzione, ma giustamente una squadra come l'Italia non può assolutamente avere queste condizioni. Si vive con la paura, diciamo, ma i giocatori stessi, insomma. Per assurdo, l'aver vinto gli europei forse ha un po' mascherato questa cosa, ha spostato l'attenzione. E ti dirò anche aver vinto l'ultimo mondiale, perché tutti pensano che in quel momento il calcio italiano fosse all'apice. In realtà aveva diciamo un gruppo storico che ha trovato il suo momento migliore, ma era già in fase calante il calcio italiano e le generazioni che dovevano venire fuori in quegli anni non hanno prodotto quasi niente. È lì che si doveva cominciare a intervenire e abbiamo avuto delle annate di vuoto, perché poi
noi si parla dei mondiali in cui non siamo andati e sembra che sia partito tutto da lì, ma dopo il 2006 abbiamo avuto due mondiali con altrettante eliminazioni ai gironi e poi due non partecipazioni, quindi le avvisaglie c'erano state, ma proprio a livelli importanti. E purtroppo... Infatti va bene una battuta d'arresto, ci può stare quando si deve rifondare completamente una nazionale, così come una squadra, però forse è il caso di accorgersi quando siamo giunti al termine di un ciclo. Appunto. E intervenire, anche perché il 2023 sarà un anno molto delicato per la squadra, appunto, degli azzurri, perché hanno in calendario 8 partite dove ci si gioca il tutto per tutto, come diceva Daniele. Arrivare con la paura, con il timore, con lo spauracchio, appunto, di queste eliminazioni non è sicuramente una cosa positiva, anche perché inizieremo proprio in Macedonia del Nord, poi ospitiamo l'Ucraina, dove insomma tutti ci auspichiamo di fare bottino pieno, ma non possiamo dare per scontato niente. No, è vero. No. Tra l'altro, Alessio, noto che hai saltato giustamente le semifinali di Nation League, quella competizione inutile che hanno messo in calendario. Tutte queste competizioni inutili per fare borsellino pieno, se andiamo a vedere, tutto viene fatto per questo, la Supercoppa ora a 4 dal prossimo anno, italiana, ed c'è un insieme di cose che non puoi mettere, la nazionale ne va a risentire in tutto, non ci sono le infrastrutture, non ci sono niente anche per portare avanti un progetto, solo le grandi squadre, Real Madrid, Barcellona, in Inghilterra, il miglior campionato che c'è in Europa, se non fai un po' quello, anche poi agli stadi, gli stadi sono una cosa tragica, che non riesci a avere infrastrutture, gli stadi sono fatiscenti, le regole del calcio da partire da promozioni ad arrivare alla Serie D o anche alla Serie C stessa, che veramente non so come faccia ad andare avanti, e questo va rigenerato. Ci sono purtroppo delle radici culturali che vanno cambiate, perché appunto, per esempio, il discorso delle seconde squadre di cui si parla che da sarebbe anni. Quello, io ricordo molto bene che quando venimmo eliminati dalla Svezia e non andammo al mondiale del 2018, tutti si riempivano la bocca con le seconde squadre come se fosse, no, il paradiso. Tempo una settimana non ne parlava più nessuno. Sì. Sembrava che la dovessero fare in diversi, l'ha fatta solo lei, e nel momento in cui l'ha fatta non è stata accolta da tutti come una cosa positiva. Io ricordo soprattutto che certe tifoserie di squadre di Serie C disertavano la trasferta contro la Lei Under 23 perché dicevano ma ruba il posto a piazze storiche. Ma ruba cosa? Ma ruba cosa? Niente ruba. A piazze che non hanno soldi e dopo due mesi si devono ritirare dal campionato. Ma a questi punti è meglio togliere, veramente a questi punti non serve più a niente il campionato primavera e fare veramente le seconde squadre. Allora fai un campionato di seconde squadre che va a contare qualcosa. In primavera l'Inter fino a poco tempo fa, fino a due anni fa, spendeva 8-10 milioni di euro per fare una primavera enorme, come ora infatti non mettono più soldi dentro, e vediamo dove vanno a finire queste squadre. Abbiamo tre squadre a quarti di finale di Champions, ma quanti giocatori italiani abbiamo? 7-8, quando mi dicano che ma abbiamo tre squadre in Champions League, ma sono tutti stranieri, quindi a noi non ce ne frega niente. Si fa molto veloce il conto. Nel Napoli, nella formazione attuale, giocano titolari solo Meret e Di Lorenzo. Nell'Inter, Bastoni, Barella, più Darmian, e nel Milan Tonali. Fine delle trasmissioni. È possibile che in tre squadre... Neanche con questo non arriviamo neanche a fare un'altra squadra. Ci sono anche all'estero, come abbiamo detto poco fa. È che sono strutturati in un'altra maniera. All'estero ci sono gli stranieri. Non è che non ci sono. Prima di tutto mi sembra che ci sono talenti molto più grossi dei nostri. Però i settori giovanili, la Youth League e tutto il resto vanno 100 volte meglio delle nostre. Allora, devono riformare un qualcosa che cambia il gioco del calcio in Italia, e così non puoi andare avanti non avendo più talenti. Non esiste un Totti, vedi qualcosa di un nuovo Totti? Io non riesco a intravederlo. Un nuovo Totti, un nuovo Toni. Innanzitutto, già, se magari un talento fa qualcosa di buono, parlare di nuovo Totti è un male per il ragazzo stesso, perché il paragone è un passato nostro. Sì. Cioè, io
un talento che a me piace molto e che sta dimostrando e che ha fatto tutti gli step è Baldanzi, però sì, bisognerebbe che una squadra che lotta per le coppe europee l'anno prossimo dicesse certo, lo compriamo e lo facciamo ma giocare. Ma non lo comprano come hanno fatto Aslani, l'Inter, e dopo non lo fa mai giocare. Allora è un altro discorso, lo devi comprare e far giocare. L'Empoli è una società che fa giocare i ragazzi, è una politica sua, però tutti gli anni escono 3-4 ragazzi che questi valgono dei soldi e giocano al calcio. Il problema del procuratore è questo, che quando vai a prendere uno straniero non lo paghi quanto Baldanzi, okay? Perché Baldanzi ha un costo, quindi una società che ti prende Baldanzi paga 4 volte di più di uno straniero e quindi va a prendere lo straniero, ma è normale che questo succede perché i procuratori tendono a fare questo, quindi come fai a far giocare Baldanzi se succede questo? Sì, e poi c'è anche un sorta di pregiudizio. Solo l'Empoli lo può far giocare, perché l'Empoli è una società che punta ai ragazzi giovani. Bisogna obbligare. Però c'è anche un po' un pregiudizio nei confronti dei giocatori italiani, secondo me, perché se pensiamo all'inizio dell'anno e pensiamo alla rosa di lei, magari anche tra i tifosi veniva fuori il discorso sarebbe il caso di comprare qualcuno, perché come si fa a competere con Fagioli? In Inter-Juve Fagioli è stato uno dei migliori, certo, per esempio. Infatti credo che poi... Così, quei due pezzi all'anno dovrebbero uscire fuori, due pezzi l'anno, ma se poi non li fai giocare è inutile. E compri il calciatore e poi va nella squadra, te lo compra la squadra buona e lo mette in panchina. Questo è il discorso, e casomai passa avanti Gnonto, che è una cosa tragica, i giochi di calcio. Ce l'ha con Gnonto, stasera no, è il caso espiatorio per Morlini. Ma secondo me è cognome, siccome in qualche modo richiamava Occhio. Ma come tocca il pallone? Ma vedendo con la maglia nazionale uno, ma come tocca il pallone, come si muove? Poi con il 10. Il cespi con il 10 è una cosa veramente tragica. No, non è possibile. Non è un giocatore, potrebbe giocare, non lo so, forse Serie B, ora, Serie C, Serie B. Ora troviamo una collocazione nel corso della pubblicità, guarda, ci fermiamo pochissimo. Nel Pavia, l'Ecco Pavia, queste squadre lì, perché veramente, dai, ci fermiamo per qualche minuto, poi torniamo, parleremo ancora di Gnonto, ma anche di molte altre cose, anche perché... Eccoci allora di nuovo, riprendiamo il nostro dibattito, le opinioni in studio sono tutte concordi nel dire che sicuramente c'è bisogno di una riforma per quanto riguarda la nazionale, che riguardi non solo la nazionale ma anche tutte le squadre di club. Stavamo anche commentando tutti gli impegni di queste nazionali e dei club che appunto giocano ogni 3 giorni e a questi si aggiungono nuove iniziative come quella della Nations League, che è una competizione insomma che ci lascia un po' interdetti. Tipo la conference. Sì, ora forse anche peggio perché prima ci lamentavamo di questi amichevoli che a volte la nazionale si trovava ad affrontare un po' così senza ragione, adesso ci troviamo in questo torneo, la Nations League, che comunque ci porta ad affrontare anche squadre di livello, perché appunto l'Italia sarà impegnata contro la Spagna. Però tutti questi impegni ravvicinati forse cominciano a pesare un po' anche sulla salute fisica dei giocatori che vanno incontro a tanti infortuni. Quindi non so quanto il gioco valga la candela, Marco. No, è vero. Si diceva che può fare in pubblicità che tutti questi impegni che hanno questi calciatori, fra partire dalle amichevoli dove vengono presi diversi soldi della società andando all'estero, anche alle coppe che verranno fatte, sono già state fatte quando in Cina, quando in Arabia, e tutto il resto, c'è delle nazionali e tutti questi inserimenti di questi nuovi tornei, è normale che un fisico non può reggere. Infatti vediamo tantissimi infortuni, ce ne sono tanti durante il campionato, ci mette il campionato e poi quello e poi quell'altro, in fondo poi alla fine si diventa come il ciclismo, perché qui bisogna per forza, non è possibile, non sei un motore che può andare sempre a 1000, e qui sono impegni grossi e poi ne risentano fisicamente, questo non c'è dubbio. Francesco, spesso abbiamo detto ma è possibile che ragazzi comunque giovani che si allenano con allenamenti mirati poi non riescano a reggere il ritmo, però oltre al discorso fisico credo ci sia anche un discorso psicologico, quindi entrambe le cose poi vanno di pari passo. Assolutamente sì, sono due aspetti che in un atleta sono
altamente correlati tra di loro. Consideriamo anche il fatto che ad oggi si tende sempre a enfatizzare tanto la prestazione, quindi qualsiasi prestazione viene fatta deve essere una prestazione ad alto livello, che sia campionato, che sia Coppa, Nation, Conference, tutto quello che volete. Anche ha una segnato la Francia. Ecco, gol della Francia. Ecco. No, Griezmann. Era giunto il momento. Diciamo. Mi aspettavo anche forse qualcosa in più da parte della Francia. No, niente, dicevo che alla fine anche l'atleta, tutte le volte che viene chiamato in causa, ha una pressione non indifferente da dover sopportare. Ogni partita è per lui una vetrina nella quale si può mettere in mostra e si deve mettere in mostra, perché la concorrenza anche nella squadra di club è alta. Deve sempre dare il massimo e a quel punto lì l'infortunio è sempre dato all'angolo. Gli impegni poi sono tanti e l'aspetto mentale incide tantissimo, perché anche l'atleta stesso non è che va a affrontare questo impegno con una serenità tale da dire ok, vado, mi gioco le mie carte e vedo quello che viene fuori. Potrebbe essere un impegno che potrebbe per lui essere anche l'ultimo, nel senso la prova finale, quindi non c'è quella tranquillità tale da poter fare una prestazione adeguata. Quindi abbiamo detto tante volte quanto i due aspetti vanno di pari passo, anche mentalmente la cosa incide parecchio. Anche perché ovviamente una squadra non può essere sempre pronta a fare il risultato, mai. Quindi ci saranno anche delle sconfitte lungo questo percorso. Alessandro, tu che hai giocato ad alto livello, una sconfitta anche se dovesse arrivare in amichevole contro una squadra prestigiosa, e qui poi si parla anche di un trofeo che, per quanto bistrattato, per quanto possa non essere con grande appeal, è comunque una coppa che poi una squadra si porta a casa. Certo. Abbattono il morale della squadra. È un peso, no? Un peso specifico, come diceva giustamente lui. Sono aspetti mentali, oltre che fisici, che la testa pensa, quindi è uno stress anche fisiologico. Di conseguenza non va di pari passo con la serenità, quella che ci vorrebbe, quindi... le partite sono tante, poi ci sono i viaggi, ci sono i cambi d'orario, sono tutti aspetti che pesano nel giudizio finale, a livello mentale, a livello di stress. Ecco, a questo punto mi viene anche in mente che la scorsa settimana stavamo commentando la rivoluzione anche per quanto riguarda la Supercoppa, di allargare anche questa a 4 squadre e comunque giocarla non propriamente in Italia, neanche in territori vicini, che comporta altre trasferte, altri spostamenti e nuove competizioni. Paolo, questo non aiuta? Sì, diciamo che nello specifico per quanto riguarda la Supercoppa io non ero così in disaccordo, perché comunque è un format che esiste già, per esempio in Spagna, dà la possibilità magari a più squadre ovviamente di vincerla, e quindi magari motiva queste squadre ad onorare ancora di più per esempio la Coppa Italia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire a prescindere, come accade in Inghilterra, però questo può essere un ulteriore stimolo. Mentre per quanto riguarda le nazionali, è chiaro che sono importanti i periodi dedicati a nazionale per fare gruppo, gli stage e quant'altro, però intasare troppo il calendario credo che sia controproducente, soprattutto alla fine della stagione, come è avvenuto l'anno scorso, avverrà anche quest'anno, l'anno scorso con la prima fase della Nation League, quest'anno con le semifinali. Credo che anche per i giocatori alla fine della stagione ci sia una sorta di stacco proprio mentale, e avere altre partite sia quasi un impiccio, perché al di là del fatto di rispettare, come giusto che sia, la maglia della propria nazionale, avere delle partite in più quando il giocatore giustamente vorrebbe riposarsi, vista la stagione tra l'altro che è iniziata prima, che ha avuto il mondiale, quindi che ha avuto più partite del solito, insomma, può portare a una situazione non facile. Secondo me anche questo fatto di questi mini torneini, io sono in disaccordo, perché sminuisce anche le vittorie. Perché prima nel calcio degli anni 70 fino agli anni 90 il calcio era chi vinceva, ma dovrebbe essere così: chi vinceva lo scudetto faceva la Coppa dei Campioni, chi vinceva la Coppa Italia, e noi, te vinci la Coppa Italia, vai a fare una Supercoppa e se la puoi giocare anche se è andato in finale, te non hai vinto niente. Chi vince va a giocarsi
la Supercoppa, di Coppa Italia e Scudetto. Si sminuisce anche la, potrebbe vincere anche fuori tempo, io spero, la Fiorentina, se anche non dovesse vincere la Coppa Italia, poi vincerà la Supercoppa. Non mi sì, sembra. Io credo che se dovesse capitare una cosa del tipo la Fiorentina perde in semifinale, sì, ma vince la Supercoppa, non ci sarebbero tutti questi discorsi. Sì, di, però di, non capito, mi sembra che non vada. No, io non sul, lo so, no, sull'apertura a quattro squadre, anche io sono d'accordo. Sono molto più titubante sulla location. Questo, sì, quello è una sicuramente cosa, una volta mi lascia. Sì, insomma, diciamo che c'è sempre stata un'apertura a nuovi, tra virgolette, nuovi mercati. Io ricordo, per esempio, cioè ricordo, l'ho studiato, tra virgolette, andando indietro con la storia del calcio, perché all'epoca ero troppo piccolo per ricordarmelo, che la Supercoppa prima dei mondiali del 94 venne fatta in America per promuovere il mondiale, per esempio. Diciamo che ultimamente si sta andando un po' troppo verso la ricerca di paesi, tra virgolette, un po' discutibili per troppi versi, però diciamo che se il soldo va lì, di Riffo, di Raffa, vanno lì anche le partite. L'ascoltatore ci fa una provocazione, Riccardo, in merito a questa cosa, dice: vincere la Coppa Italia, rifiutarsi di andare in Arabia o in altri paesi fuori dall'Italia per giocare la Supercoppa italiana. Beh, sarebbe una mossa dal punto di vista etico giusta, ma non puoi. Oggi no. Non è. Oggi lo scopo non è giocare una Coppa, oggi è giocare, perché le federazioni purtroppo non guardano, umanamente parlando o fisicamente, il giocatore. Non è importante quello, è importante giocare tutti i giorni, e questa è la realtà, perché noi giriamo intorno a un problema che è un problema, ma non è un problema, perché della televisione. Certo. Oggi si basa tutto sulla televisione. Oggi anche le federazioni, purtroppo, vengono comandate da queste situazioni. Perché? Perché bisogna giocare tutti i giorni. Dal martedì, mercoledì. Perché se abbiamo 20 giorni con cui possiamo avere un riposo, una situazione un po' più a rilento, no. Ci dobbiamo mettere la National League, la Coppa d'America, la Coppa del Nonno. Sì, perché? Sì, sì. Perché è importante questo. Perché? Perché è questo che fa. Quando andiamo a giocare all'estero le finali, le squadre sono tutte d'accordo. Certo, perché gli rientrano dei soldi. Certo. Quindi è inutile che noi stiamo qui a brontolare. Se poi i club sono d'accordo ad andare fuori, allora non lo fate per il tifoso, lo fate giustamente, ma questo va bene. Perché non so quanti potranno permettersi di andare a vedere. Però ragionare di questa cosa è anche banale, perché tanto sarà sempre così. Andremo sempre a fare anche di più, secondo me, di questo. Poi alla fine non avremo più tempo, quindi tempo dopo c'è. Però c'è da dire un'altra cosa riguardo al discorso di giocare le coppe in paesi discutibili. Ci sono state anche tante polemiche per il mondiale in Qatar. È giusto fare determinati discorsi, ma credo che di fondo ci sia anche un po' di ipocrisia, perché se si vuole trovare il marcio lo si trova in tante edizioni del mondiale. Ne cito una: era giusto giocare nel 78 in un paese sotto dittatura militare? Allora, l'Argentina l'ha fatta vincere, perché quando ci fu la partita dell'Argentina per andare in finale contro il Perù, e vinse 8-2, vinse 6-0. Allora voglio dire, fai giocare l'Argentina dopo la partita, non mi ricordo di un'altra squadra, non esiste, dai, no, si gioca. No, ma infatti sono tante le situazioni discutibili, però ecco, in ottica di rifondare anche la nazionale, come dicevamo prima, di impegni un po' così come la Nations League, Daniele, non sarebbe più proficuo per Mancini prendersi sì una pausa, anche fermare il campionato e fare un ritiro un collegiale per creare l'amalgama giusta che abbiamo visto poi è quella che funziona, cioè creare una squadra che si trova e si conosce, perché anche tutto il continuo cambiare le convocazioni piuttosto che andare a giocare partite che non hanno un'importanza, non credo facciano bene, non preparano la squadra ad affrontare poi io penso una cosa importanti. Io più o meno siamo a pari della Fiorentina. Qui si sta parlando di una squadra che, ti ripeto quello che ho detto prima, questo è il mio punto di vista, che in 6-7 anni non è riuscita a avere una squadra come tutte le nazionali
le migliori nazionali. Ora la Germania ha rivoluzionato, ha cambiato perché aveva una squadra abbastanza anziana, quindi si è basata su tanti giovani che bene o male sta rifondando. Però ecco, noi non siamo riusciti in 6 o 7 anni a fare questo. Quindi te puoi fermare quanto vuoi, ma il problema è che se cambiamo continuamente i giocatori, tutte le partite, mettiamo persone che comunque non si conoscano, che bene o male, come diceva prima, arriva, io chi le conosce? Ma io non so neanche se quindi, chi è sceso in campo con abbiamo due o tre giocatori sapeva, presi cioè, così l'esistenza. Che continuano a fare la nazionale, che magari possiamo fare anche bene. Però ti ripeto, il problema è che non abbiamo una squadra. Cioè, questo è un problema grosso. No, non perché c'è una squadra. È come la Fiorentina, ora un po' meglio. Sì. Diciamo, è riuscito un po' a tenere italiano qualche giocatore titolare tutte le domeniche. Ma la nazionale è uguale. Ogni partita ha una formazione diversa, quindi diventa difficile anche, perché altrimenti cioè, non è che ci stiamo giocando amichevoli, per l'ennesima volta ce li giochiamo un europeo, un mondiale, non abbiamo la possibilità di capire qual è il nostro centravanti, chi è chi gioca difensore centrale, no. Cioè non abbiamo ruoli, non abbiamo giocatori. Può veramente portare a correre dei rischi, perché ora obiettivamente credo che non andare all'europeo sia abbastanza difficile, perché passano la prima e la seconda di ogni girone più qualche terza, quindi bisogna impegnarsi. Si diceva anche prima, assolutamente. Il posto è già stato ipotecato, assolutamente. Però cioè, il discorso è che con questa confusione, con questa mancanza di identità, non pensiamo di andare in Macedonia, in Ucraina a fare quattro gol. No, anche perché siamo con la Macedonia. Esatto, la partita contro la Macedonia dei playoff piuttosto che quella contro l'Irlanda del Nord, sottolineo l'Irlanda del Nord nel girone del mondiale, non le abbiamo vinte, abbiamo fatto 0 gol. Quindi, insomma, non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Assolutamente. No, infatti, anzi, dobbiamo temere un po' tutti. Laura, ci sono messaggi da parte dei nostri telespettatori? C'è un messaggio rivolto al nostro caro Mordini. Dei complimenti, mi immagino. Sì, no, chiede un parere, insomma. Sì. Ci dice, so per certo che il Paris Saint-Germain ha offerto al Napoli Mbappé più conguaglio per Simeone. Ecco. Sì, suggerimento di Spalletti. Simpatico, no? Nel Spalletti senso, lo cede, il suo campione. Però, ora, che si sminuisca Giovanni mi sembra una cosa tragica, perché veramente basta andare a vedere il suo curriculum e cosa ha fatto e che cosa ha vinto. Chi non si fa? Ma ascolta, ma sottolinea il nome, perché qualcuno potrebbe pensare stai parlando del padre, forse. No, io sto sei parlando sicuro? Di Giovanni Simeone. eccolo, lo sapevo. Lasciatelo fare, perché questo è uno che questa settimana sei soddisfatto, sono molto soddisfatto, che poi è quello che ha dato il via allo scudetto del Napoli, perché se non faceva lui con la Roma, quello ha dato l'input per arrivare poi a partire e fare questi perché deve rientrare a Sottilla, se poi quando rientrerà a Sottilla allora siamo a posto, che attenzione a nominarlo, perché potrebbe ma io arrivare. Mi domando perché ma è Super Saiyan, cioè questi effetti speciali. Ma io mi domando perché Simeone non ha dato anche il là allo scudetto della Fiorentina. Questo rimane il mio grande dubbio. Guarda, una cosa molto mi fermo su questa affermazione. Partiamo subito in questa parte con un argomento sempre molto scoppiettante, ovvero i top della settimana, quelli selezionati per voi da Marco Mordini, quindi voglio lanciare subito la sigla, poi passo la parola a Marco per andare a scoprire quali sono le perle che ha selezionato in questi 7 giorni. We'll be right back.
Allora, questa settimana partiremo subito con i top, perché come sapete il campionato primavera è fermo, per giocare anche questo. Ritorniamo ai tornei, a un torneo ormai finito, perché è finita le barbe, il torneo di Viareggio, e con l'avvento dell'Under 18 delle squadre sono le riserve della primavera. Mi sembra veramente poco a sapere le squadre che ci sono. Noi siamo andati, ora siamo passati, non so se abbiamo giocato oggi o domani, giocheremo il Ponte d'Era, non mi ricordo il giorno, però insomma, ci sono squadre da torneo giovanile, e il torneo di Viareggio secondo me è finito, veramente finito alle barbe fino in fondo, non sa più di niente, non è più un torneo che però non è nel periodo di carnevale, era questo il periodo di giocare a Viareggio nello stadio, c'erano grandi talenti e poi sono usciti per la Serie A. Questi invece mi sembra che si perdino, non si sa dove. Ma a parte questo, partiamo ai top veri. Io partirei con il nostro Michele Cerofolini, il nostro portiere che purtroppo Sirigu ha avuto questo grosso infortunio a tendine d'Achille, che dovrà essere valutato in questi giorni per il recupero, ma credo che ci vogliano diversi giorni, se non qualche mese, per ritornare in campo. E Michele se lo merita sicuramente, ora ho mandato un messaggio, è ancora da rispondere, e Michele si merita di fare il secondo, e speriamo che abbia la possibilità di giocare, almeno di esordire in Serie A e forse grande anche occasione in Coppa, una grande occasione, perché un ragazzo appunto sì, anche nell'intervista era molto è un portiere secondo me di sull'affidamento, non ha ancora trovato, con due grossi infortuni che ha avuto al ginocchio, infatti è andato nell'Under 21, ha fatto tutta la trafila dei nazionali, con la Fiorentina ha cominciato proprio da bambinetto, ed è un professionista serio, un bravissimo ragazzo, e spero veramente da qui in poi possa avere una carriera veramente bella. Grande Michele, che sei passato al secondo portiere della Fiorentina. Poi, l'avevo già detto, è normale che Giovanni il Ciolo doveva sopportiamo io più. Perché l'ho anticipato, ma bisognava ce lo mettessi, perché il ritorno nazionale di Giovanni Simeone deve entrare nei top senza se e senza mai, ecco. E qui lo vediamo che ormai Giovanni fa parte della nostra famiglia, lui e Sotti fanno parte della nostra famiglia, ecco qui ora ci siamo anche su questa foto molto, molto bella, foto grande. Qual è fuori classe dei due? Si sa che è lui, però insomma io l'ho lanciato definitivamente da quando è arrivato a Firenze. Io ho visto Mordini che in quell'occasione poi si girava e firmava gli autografi. Visto questo, no, però... quando poi stai accanto a uno come Pantaleo Corvino, ti arriva tutte queste situazioni che sai prima chi arriva, chi viene, chi va via, e il turbine, che arrivava questa situazione. Comunque è un grande, è un grande. Poi voglio mettere anche Bagnaia, perché Bagnaia, ragazzi, ieri ha fatto una grande gara, è campione del mondo, ha fatto una gara da campione del mondo, è un dominio assoluto della Ducati nel Gran Premio, nel GP del Portogallo, veramente. Poi c'è stato un podio anche con gli italiani, insomma si sta andando veramente, veramente alla grande. Che poi c'è anche il nostro amico della carrozzeria Calcianese, se vi ricordate, che è dentro l'Aprilia, insomma c'è un po' di situazioni. Un po' vero, come la finale infatti sta andando molto bene. Sì, e salutiamo anche i Tartoni, Daniele Tartoni, perché è venuto qui da noi un paio di volte, insomma, lui è sempre stato in mezzo a personaggi grossi dell'automobilismo e il motociclismo. Aspettiamo, poi. Certo, aspettiamo che torni presto, perché va sempre in giro per il mondo. Sì. I top sarebbero finiti. No, aspetta, prima fermo. Che volevi fare? Io, guarda, prima di arrivare ho ricevuto proprio un messaggio, sì? Anzi, l'ho incrociato. C'era Leonardo Cecconi, che è stato con noi la scorsa settimana, mi ha sottolineato di aggiungere assolutamente Cabral. Quindi io Cabral. Ha detto tramite Daniele, peraltro. Ormai. Non voglio scappare. Ovviamente. Eccolo. Guarda, ma sorridente, un bravo ragazzo, perlomeno un bravo ragazzo. Si impegna tantissimo. Sì, ce ne sono tanti di bravi ragazzi. Dicevo, allora, finiti i top, questo non è un personaggio, non lo voglio mettere nei top perché purtroppo il babbo di Samuele Di Carmine, il nostro amico Di Carmine, se n'è andato domenica, ha avuto un malore. Emidio Di Carmine, che io conosco benissimo perché quando ho cominciato a fare il settore giovanile
Emidio è il babbo di Samuel, siamo andati tantissime volte e la sua famiglia vi vuole un bene dell'anima, ci sentiamo sempre per le feste. E siamo andati tantissime volte insieme a Genova, a Torino, insomma, un po' da tutte le parti a seguire la primavera della Fiorentina dove giocava Samuel, sappiamo ora è al Perugia. E questa è una notizia bruttissima, non me l'aspettavo. Emidio è una persona di una bontà, di un'umiltà enorme come tutta la famiglia di Carmine. Ricordiamo che ha giocato nel Cagliari in quell'anno lì, nel 71-72, dove ha esordito in Serie A al posto di chi è che facevano le riserve, perché Gigi Riva, non potevi non fare le riserve a Gigi Riva, e Emilio Di Carmine esordì a Torino con la Juventus, purtroppo il Cagliari perse 2-0 e lui esordì al posto del grande Gigi Riva. Poi ha giocato nel Livorno, nella Torres, purtroppo Emilio veramente se n'è andato, per me è un dispiacere enorme, lo volevo citare questa settimana, perché da lassù ci guarderà. E guarderai il sotto del calcio, un grande bacio e abbraccio a Emilio Di Carmine e a tutta la famiglia, e a Samuel un grande abbraccio. Assolutamente. Anch'io vorrei da fare una citazione, perché nella pausa pubblicitaria ho visto una notizia anche questa non bella, quindi credo che sia giusto fare una citazione. Purtroppo è morto Gianni Minà, uno dei massimi esponenti del giornalismo italiano. Sì, è morto di recente, veramente uno che ha fatto la storia del giornalismo, aveva un grande rapporto con Maradona, grande narratore di sport. Credo che tanti giornalisti delle generazioni successive si siano un po' ispirati a lui, a Brera, a Gianni Mura, a tanti padri di questo mestiere, quindi credo che fosse giusto, insomma. Ha fatto bene, sì, veramente. Bene, allora intanto sta andando avanti la partita tra Irlanda e Francia. Ha quasi sfiorato il gol la Francia con Rabiot. Ho visto adesso poco fa, insomma, una grande parata dell'Irlanda. Quindi. Però bene. Sempre 1-0. Ancora risultato fermo. Non sta dilagando, aspettata. Esatto. Ci sono anche altri messaggi? Allora, sì, senti, c'è un messaggio pro Simeone. Appunto, quindi meno male. No, li scrive il Mordini da solo. No, secondo me sono Banco, è lì che e si dà un altro nome. Riccardo, ho sempre sostenuto che chi critica Simeone come attaccante deve seguire altri sport, meglio il curling. I go che ha fatto sono da far vedere ai ragazzi delle scuole calcio, sa anticipare i difensori come pochi altri. A Firenze abbiamo contestato anche Batistuta quando non segnava. Jovic dovrebbe vedere i video di Simeone. Bravo Riccardo. Riccardo ci segue sempre. Riccardo ci segue sempre, tra l'altro ci scrive spesso, vero? Sì, ci scrive spesso. Grande Riccardo, è il nostro assiduo ascoltatore. Sì, ascoltatore che ci segue e che salutiamo, ovviamente. Però Riccardo, non me ne volere, però ora accostare Simeone a Batistuta, insomma, ora nello stesso messaggio. Io quando fanno i paragoni in generale non mi piace molto ai grandi del passato. E Stefano ci dice, Bartali diceva che è tutto sbagliato, il calcio è tutto da rifare. Forse quindi aveva anche ragione, perché i fatti poi gli stanno dando ragione. Sì. Veniamo però un po' a parlare anche di Fiorentina, perché la Fiorentina sta per riprendere quello che è, potremmo definirlo un po' il mese di ferro, perché ci sarà bisogno davvero del contributo di tutti i calciatori a disposizione di Vincenzo Italiano, perché da sabato 1 aprile a domenica 30 la Fiorentina dovrà disputare 9 gare. Questo insomma ci fa capire la mole di lavoro che ci apprestiamo a dover anche commentare, una serie di impegni uno più importante dell'altro. Quindi insomma c'è da lavorare. Come ti aspetti di vedere la Fiorentina alla ripresa appunto del campionato, Marco? La Fiorentina sta migliorando, come diceva anche Daniele, è un po' migliorata in questi ultimi tempi, le vittorie fanno sempre bene. Ci sono questa serie di partite, un aprile veramente micidiale tra il campionato Conference e Coppa, dove ci giocheremo veramente tutta la stagione. Abbiamo anche un briciolo di fortuna, e quello non deve mancare nel gioco del calcio, però affrontare tutte queste situazioni, io credo che anche siamo migliorati anche
mentalmente, secondo me, anche Amrabat l'altro ha fatto una grande partita contro il Brasile, il Marocco ha vinto 2-1, c'è un po' di euforia in tutto, c'è un Cabral che sta facendo benissimo, che sicuramente giocherà fisso, perché almeno l'italiano avrà imparato a non cambiare tanti calciatori, specialmente quelli che giocheranno bene e che giocano bene, però ce la andiamo a giocare su tutti i fronti, vediamo se sorte fuori un qualcosa veramente di buono. Ecco, a proposito della nazionale del Marocco che era impegnata contro il Brasile, erano presenti gli osservatori un po' di tutti i più grandi club e sono arrivati buoni segnali anche da Sabiri, che insomma non è male, visto e considerato che poi dovrà arrivare in viola. Sì. Francesco. Sì, io sono sicuro che ha giocato una buona partita, quindi chissà che la prossima stagione non possa essere utile anche lui alla causa. Ora ci aspetta una settimana, un mese impegnativo, purtroppo lui non lo possiamo schierare perché avrebbe bisogno di giocatori, però insomma dai, vediamo un pochino quello che ci può dare anche lui, ma tanto penso che sia più importante adesso pensare a quello che ci aspetta ora, che è abbastanza prossimo futuro. È abbastanza intenso. Ecco, sarà importante anche sperare di non avere nuovi infortuni, perché questo potrebbe gravare molto sulla società. In questo momento stavamo parlando prima appunto di Sirigu, che si è infortunato malamente perché la rottura del tendine d'Achille lo terrà fuori dai campi per un po' di tempo. Mi aspetto negli incontri più importanti di vedere titolare Terracciano. Daniele? Ma sicuramente, anche perché è rimasto lui. Teoria, quindi non abbiamo portieri. L'unica cosa che sto notando sul calendario di aprile è che abbiamo delle squadre abbastanza abbordabili. Secondo il mio punto di vista, dalla Coppa in campionato dobbiamo incontrare, mi sembra, tre di bassa classifica. Ora non mi ricordo se è lo Spezia, la Sampdoria. Quindi ecco, diciamo. Beh, la prima è contro l'Inter. Sì, ecco, io l'ho detto anche in trasmissione lunedì, che per me domenica è molto importante, una svolta per il campionato, che bene o male anche a livello morale, quindi se fai bene a Milano riesci a fare anche il risultato, secondo me insomma anche lì ti potresti giocare un posto, se domenica dovesse andare male ci sta, però in campionato secondo me ci allontaniamo un attimo, quindi a quel punto ci rimarrebbero le coppe, che ti ripeto abbiamo secondo me degli appuntamenti abbastanza non facili, però dove potrebbe far girare la rosa, perché non è che abbiamo grosse squadrone, quindi potremmo fare il risultato lo stesso facendo girare come ha fatto fino ad ora in teoria, e quindi in questo momento la Fiorentina secondo me sta facendo fisicamente, la vedo benissimo, e poi ha trovato un attimino un assetto, ha trovato il go, secondo me ha trovato il go, come si diceva prima. Vincere è motivazione, vincere è una situazione che ti fa andare sulle nuvole, alle stelle, e noi in questo momento abbiamo trovato il gol, vinciamo e la squadra è chiaro che vada, è normalissimo, però dobbiamo stare attenti perché, ti ripeto, anche queste squadre che troviamo, l'Ech Poznan mi sembra, sono squadre così facili, però poi dipende come le affronti. Sono diversi in classifica. Allora. Sì, ma è un campionato, insomma, secondo me è un campionato abbastanza mediocre. Però ti ripeto, abbiamo, secondo me, un aprile importante, ma dove ci sono delle partite che possiamo veramente far bene. Guarda, intanto la regia ci sta prendo facendo tanti gol. Grande, ecco. Regia ha preparato questo grafico. Vabbè, l'ha letto i giocatori? Sì. Ne conosci uno? Isaac, 10 gol. Ne conosci uno? Non lo conosco, non so chi sia. Domani vanno a lavorare questi, magari, può darsi. Ora io fo per dire. Però, ora non voglio sminuire, però insomma, se abbiamo paura dell'Ech Poznan, allora giustamente rimettiamo le nostre cosine e ce ne andiamo via. Fanno gol, perché molti se ci toccava dall'aria piccola. No, perché se ci toccava la Z al Camar della Lazio, molto probabilmente è una grande squadra, una buona squadra, secondo me sarebbe stato molto più difficile, sì, quindi sì. Noi prendiamola per carità con le molle, sì, però Sorteggio è stato fortunato, dai. Anche il Nizza, insomma West Ham, poteva capitare molto di peggio. Poi in questo momento la Fiorentina sta facendo bene, quindi penso insomma che come squadra possa dar noi anche all'Inter domenica,
noi andiamo a Milano, facciamo la nostra partita, possiamo anche perdere perché l'Inter individualmente è più forte, ma come squadra non credo che ci metterà sotto, è più una cosa individuale, magari trovare la giocata, però noi in questo momento, se riusciamo a trovare un assetto, una formazione anti-Inter, come si dice, magari con tanta pressione, l'Inter in questo momento sicuramente andrà in difficoltà. È una squadra pazza l'Inter. No, vanno, l'Inter in questo momento fisicamente va piano. Quindi noi andiamo molto più forte, quindi su questo ce la possiamo giocare, almeno sull'intensità. E quindi compensiamo molto con l'individualità. Secondo me potrebbe essere una partita dove ci dà la svolta anche a livello positivo. Anche, sì, sì. Ancora un piccolo break e poi andremo a scoprire anche il risultato del sondaggio che sta andando avanti. Vi ricordo, il sondaggio di questa sera è: preferite o pensate che la Fiorentina abbia più chance di portare a casa quale tra i due trofei, Coppa Italia o Conference League? Quindi un sondaggio molto ottimista, perché comunque prevede che la Fiorentina possa, o quantomeno abbia. E per ripartire con ancora più slancio, come sempre vi vogliamo dare qualche suggerimento alimentare, cioè cosa potreste degustare mentre guardate il salotto del calcio. Beh, noi abbiamo la soluzione, vi vogliamo proporre come sempre i salumi del salumificio Rosi di Santa Maria a Monte, la storia di una famiglia dedita da oltre 50 anni alla preservazione di un patrimonio ricco di genuinità e artigianalità, produzione di salumi tipici del territorio toscano che adesso state anche vedendo nelle immagini, veramente viene proprio l'acquolina in bocca. Un mestiere da sempre interpretato come vera forma d'arte, una missione alla quale rimanere fedeli nel tempo. Una profonda conoscenza dell'intera filiera, ovviamente la scelta di ingredienti e di carni di prima qualità da parte del salumificio Rosi, formazione e coinvolgimento delle risorse umane, potenzialità e garanzie fornite dallo stabilimento di ultima generazione. I prodotti del salumificio Rosi potete trovarli nei migliori negozi e supermercati di tutta la Toscana. Il salumificio Rosi è quindi davvero custode di un tesoro da condividere poi davanti a una bella tavola imbandita, che è sempre un piacere, soprattutto in queste belle giornate. I salumi del salumificio Rosi si prestano anche per dei bei picnic all'aria aperta. Ora si parte un cestino e dentro i salumi Rosi. Assolutamente. Salami in primis. A posto. Salami, prosciutti, insomma, cioè, un po' di tutto. Un bicchiere di vino. E siamo a posto. Siamo a posto. Vero Marco, te so che tutti i fine settimana ti organizzi una scampagnata. Sicuramente, sì. Giustamente. Sì, sì, sì. Giustamente. Poi non li porti mai qua perché li finisci prima. No, li finisco prima. E quindi, se li porto via, alla fine. Niente, io aspetto fiduciosa, però qualche volta riusciremo a condividere anche qui nello studio. Bene, poi riprendiamo ovviamente la nostra diretta parlando sempre di calcio, ma questa volta io vorrei andare a fare un po' un'indagine anche su quello che è il passato di Alessandro Gambadori, che stasera è qui con noi e che abbiamo detto in questo momento è allenatore del Casalguidi. Però in passato ovviamente si parla proprio di calcio giocato, perché tu hai avanti due presenze con il Livorno in Serie A, poi la Serie B appunto dicevamo con il Varese, e nella Serie C tante squadre tra cui la Pistoiese. Ricordo più bello della carriera? Ne ho tanti di ricordi. Sì, ho avuto la fortuna di fare quello che ad oggi secondo me è lo sport più bello del mondo, e ho avuto anche la fortuna di vincere diversi campionati, quindi ho tanti ricordi. Ecco, ora vedo una foto a Varese abbiamo fatto una scalata, partite dalla C2, siamo arrivati alla Serie B sfiorando la Serie A. Quindi lì porto Varese nel cuore, perché è rimasta nella storia quella scalata lì. Pavia stesso, dove abbiamo vinto un campionato, Chieti ai tempi del 2000, giocavo insieme a Fabio Grosso, con giocatori che poi hanno fatto la storia italiana. La stessa Pistoiese, il mio primo anno qui non fu bellissimo perché arrivammo ai play-out, poi tornai con molto entusiasmo e siamo riusciti a riportare la Pistoiese nei professionisti, quindi ho avuto una carriera bella e piena di soddisfazioni. Livorno, l'esordio è... Livorno, benissimo, l'esordio in Serie A. Sì, sì, l'esordio in Serie A, al Marassi contro la Sampdoria, perso 2-0. Diciamo che
ad oggi le cose più difficili nel calcio sono non tanto arrivare a grandi livelli, ma rimanerci. Sì, perché io la Serie A sì l'ho fatta, ma fondamentalmente ho fatto due partite. Sicuramente tanti non ci sono riusciti, io sì, però credo che la mia carriera sia giusta. La Serie A forse era troppo per me. Poi ognuno ha il suo percorso, i suoi momenti. La fortuna, il momento. Però la fortuna te la crei. Non è che ti viene a caso, quindi. Però ricordo dell'esordio in Serie A rimarrà sempre nel mio cuore. La seconda partita con chi l'hai fatta? La seconda partita con il Chievo in casa. Poi ho fatto diverse presenze in Coppa, Lecce, poi Juve, panchine, anche a livello di panchine. Serie A, sì. Però è sempre una bella soddisfazione. Bellissima. Il Varese ha detto bene, perché il Varese è poi una società gloriosa. Sì. È sempre stato un po' fra la A e la B, ai tempi degli anni 70 il Varese era sempre rimasto in Serie A, ora ha avuto un po' di decadenza. Ora naviga nei dilettanti, sta vivendo un bel momento. C'era Califano, il DS Califano 2 anni fa, poi l'anno scorso ha fatto un buon campionato, ora è ritornato un po', anche lì ci vogliono società, ci vogliono soldi, ci vogliono investimenti. Però il Varese è sempre stato una buonissima società. È vero, è vero. Infatti, la piazza più difficile dove hai giocato? La piazza più difficile, sicuramente una delle più difficili, mi viene in mente anche Pisa. Pisa è una piazza molto difficile, dove hai molte pressioni, dove hai, anche se io ho ricordi belli, perché comunque a livello di clima lo stadio è forse uno dei migliori, perché ti sostengono fino alla fine, però poi dopo se vai male c'è la contestazione, c'è la pressione, però è una piazza tosta, esigente, esatto, dopo la parola giusta. Poi altre realtà dove c'è molta pressione. Arezzo stesso comunque è una piazza difficile, che quest'anno dovrebbe farcela risalire in C dopo diversi anni di situazioni non belle con Indiani, dovrebbe risalire Arezzo. Infatti, invece, attualmente sei allenatore del Casalguì, con il quale hai ottenuto una promozione e vi siete salvati in 2 giornate di anticipo, quindi una buona stagione. Sì, direi che quando ho smesso di giocare, poi vivendo a Casalguidi, ho avuto la fortuna di poter entrare a far parte di questo ambiente, dove è un ambiente familiare, un ambiente molto sociale, perché c'è una prima squadra, c'è un settore giovanile, c'è una scuola calcio, quindi seguo a 360 gradi un po' tutto l'ambiente, quindi è stata una crescita continua, perché siamo partiti dalla prima categoria, in 4 anni abbiamo raggiunto dei traguardi molto belli, e chiaramente non da solo, lo voglio dire perché è giusto, io l'ho già detto, in primis alla società, c'è una presidente donna, quindi molto ambiziosa, un direttore che è molto bravo per queste categorie e secondo superiori, quindi insieme a loro e al mio staff abbiamo costruito qualcosa che sicuramente rimarrà nella storia del Casalguidi, ma ripeto, non l'ho fatto io da solo, l'ho fatto con l'aiuto di tutti, e questo è proprio la parte più bella del calcio, perché quando le cose si uniscono, sociale, come posso dire, uno staff competente, che noi ogni venerdì andiamo a cena, lo staff, si è creata una bella alchimia, andiamo a cena insieme all'allenatore della Juniores, piuttosto che è un ragazzo del paese, quindi si è creata questa alchimia che è diventata bella e ci ha fatto raggiungere dei bei risultati. E quest'anno siete partiti, sapevi già che era un campionato della salvezza, certo, che era l'obiettivo principale. L'obiettivo era la salvezza, ma non diretta. Dopo è non diretta, con due giornate / tre di anticipo. L'obiettivo era salvarsi, sapevamo che era un campionato veramente difficile. Ha vinto il Montecatini. Ha vinto ieri il Montecatini, meritatamente, complimenti al Montecatini, perché ha veramente fatto un grande campionato, loro era l'Arcianese. Però campionato livellato, difficile, con squadre in realtà, società che
fanno questa categoria da tanti anni e noi all'inizio dicevamo se raggiungiamo l'obiettivo anche attraverso i play-out è tanta roba. Invece, dopo il campionato vinto dalla prima categoria. E invece siamo stati bravi tutti, soprattutto chi va in campo perché sono loro gli artefici, i giocatori hanno fatto qualcosa di straordinario a livello motivazionale, a livello tecnico, tattico e quindi abbiamo raggiunto questo gran bel risultato. Il prossimo anno c'è un obiettivo da dire proviamo a fare un qualcosa in più? Abbiamo finito, tra virgolette, ci siamo conquistati la salvezza, dobbiamo capire tante cose, vedremo. Te pensi insomma di rimanere alla guida del Casaguiri? Allora io sono come tutti un allenatore ambizioso, certo. Quindi mi piace allenare, non lo so, vediamo, mi devo trovare con la società, certo, parlare e chiaramente poi decidere insieme. Giustamente, finora il percorso però ti ha dato modo di toglierti soddisfazioni, sì. E di trovare un ambiente dove hai avuto modo di lavorare bene. Questo è importante, lo dicevamo, a tutti i livelli, certo. Perché quando c'è sinergia, uno staff che funziona, sicuramente poi i risultati arrivano, anche perché c'è più tranquillità, insomma, che talvolta in società anche di Serie A poi viene a mancare e gli effetti si vedono direttamente sul campo. Purtroppo la Fiorentina quest'anno è stata un po', non solo quest'anno, anche negli anni passati, vittima di queste situazioni non proprio armoniose e quindi sappiamo bene quanto sia importante avere uno staff che funziona. Ora c'è anche la questione dello stadio, di cui non abbiamo parlato volutamente. Ci aggiriamo in un argomento che veramente... Sì. È molto, molto grosso, molto perché c'è una serie di cose dentro da anche politiche ora, perché il prossimo anno nel 2024 cambierà a Firenze, non ci sarà più Nardella, a Prato ci sarà più Biffoni, che diventerà una diatriba che diventerà una cosa che lo faccio fare io, farò io. Perché ha fatto delle dichiarazioni abbastanza nette, sarebbe un autogol clamoroso se poi alle parole sì, non seguissero. Certo, sicuramente. Però due anni fuori, ragazzi, è tanta roba. Non vorrei soprattutto forse... perché nessuno ci vuole. Sì, ma non ci vuole nessuno. Sembrerebbe che ci sia Modena. C'è la Modena, tra parentesi. Addirittura Modena, Cesena. Mi sembra un po' lontano. Non vorrei però che tutto questo incidesse sulla situazione. Dato che ora stiamo un po' migliorando. Facciamo finta di niente. E che commisso ci dà un po' ascolto, piano piano, nel senso, si dice in modo amichevole, una società di calcio, un personaggio di calcio, se stiamo migliorando un attimino tenendo e non vendendo i calciatori per i migliori, che invece con questa situazione non vorrei, come ha già detto che gli introiti non ci sono, che spenderemo dei soldi, lui non li spende, ha detto lo stadio che anche a Pistoia non finché ci metterà, non aumenteranno nulla, che non ci sia qualche vendita in più, oppure la scusa, io non metto nulla, perdiamo dei soldi perché andiamo a giocare in stadi che non sono nostri, e allora le ambizioni ridiminuiscano un'altra volta che ripartiremo quando? Nel 2026. Ora diminuire dell'altro, però nel 2026 ripartiremo nel 2026 praticamente. A giocarci un qualcosa. Fra un po' si diventa vecchi e continuiamo a dire ripartiremo da qualche altra parte. E allora guarda, per mantenersi giovani, io ho la strategia giusta. Amrabat, ecco. So che Barcellona è ritornato alla carica. Certo. Però questa volta non ha pubblicato niente. No, non fortuna. Ha pubblicato niente questa volta. Incassasse altri soldi. Viola Park ha fatto, ma si incassa soldi. Ma io per mantenersi attivi, giovani, ho un'idea. Partecipiamo tutti al contest di Francesco. Vero, così ci manteniamo pronti e reattivi. Francesco, ricordiamo di cosa si tratta, perché so che il Mordi è titubante. Sì, io sono a casa, sto provando. Sto aspettando a Gloria il video di Marco, che ancora non è arrivato. Un po' il video di tutti, però specialmente quello di Marco. Ma niente, il contest lo ricordiamo, si tratta di eseguire un esercizio sulle butter ropes, l'alternating o alternative waves a seconda di come viene chiamato, per 2 minuti consecutivi, libera scelta per quanto riguarda l'utilizzo delle butter ropes come peso e come lunghezza,
l'importante. Che ci vuole? Non c'è niente, basta partire. Due lì e via. E via, poi sì. Queste onde. Ma ti Mordini sa già di vincere il contest, ma resta umile, quindi non ti ha mandato. Sì, infatti. Non vuole scoprire le carte. Infatti. Mordini voleva te 2 anni in più. No, Mordini ha detto lo fa con 2 corde. Niente, le uniche regole sono quelle di far arrivare la corda fino in fondo e mantenere una velocità di esecuzione medio-alta. Mordini la fa altissima. Sì, sì, va bene lo stesso. Non si vede neanche. Non si vede neanche. Come? 2 minuti sono lunghissimi. Dipende, sembra minuti, esatto. Però dipende come si fanno. È lì da valutare bene il contest. Quindi dove possono trovare riferimenti per caricare la propria? Allora, c'è la pagina Instagram Battle Ropes Italia oppure la pagina mia personale Francesco Filippelli IFT. Basta mandare un video, qualcosa sta già arrivando, come stavo dicendo prima, anche dall'estero. Ora loro non so come fare sinceramente a fargli la seduta di personal o fargli fare il corso. Magari online si può online. Fare tutto quindi. Ma online ci ho provato una volta, ai tempi del Covid, mi ricordo, feci un corso di formazione online sulle Battle Ropes. Un pochino aveva perso farlo online. Non è la stessa cosa. No, va provato. E per la parte pratica, per l'appunto. Certo, quindi cioè, farò vedere. Allora, l'abbiamo visto fatto l'esercizio da Francesco. Fai rivedere il movimento. Non è una batteria, Marco. Non so, ma io lo faccio io perché sono la serena. No, batterista dei Beatles. Io mi domando se si allena. Ci vuole la musina, però. Per il contest, guarda, oppure per il prossimo carnevale. Mettiamo la musica di Cabral, guarda, vai, perfetto. Se la regia ce l'ha in sottofondo, io chiuderei con questa cosa. Ecco, perfetto. Qui lo scemo. Non si va a cavallo. A proposito di estero, poi farò vedere la prossima volta, perché ora non trovo più il grafico. Ci stanno seguendo, qui dalla parte del nostro Facebook, la pagina di Salto del Calcio, anche dall'estero, ma non solo dalla Libia e ci arrivano messaggi in New York. Ho visto anche dal Canada. Vedi? Ci sono le percentuali. Ampliamo Canada, il nostro raggio d'azione. Nigeria, poi ci sono anche altri dalla Francia, dalla Polonia. Sono internazionali. La Polonia adesso si sentono intimoriti, c'è la sfida tra poco. Faremo vedere, pensiamo. Dopo questa scena potrebbe essere che. Clusano al carnevale. Ora poi. Alessandro non sa che chi viene qui di regola, poi ci dirai, potete tornare da noi, diranno chi passa sotto il calcio, qualcosa succede sempre. Beh. Viene lanciato da Marco. Ci sono molti anni, abbiamo proprio le prove, statisticamente prove. Bene. Che sicuramente anche te vedrai, siccome devi ora ripartire, non si e sa. E quindi tornerai cosa. Poi. Tornerai prima, da qui a giugno. Chiaro, chiaro. Andiamo a scoprire il risultato del sondaggio che avevamo rivolto ai nostri telespettatori. Esatto, sì. Cosa secondo voi la Fiorentina dovrebbe vincere fra la Coppa Italia e la Conference League? La Conference League prende un 60% contro la Coppa Italia il 40%, quindti Conference. Esatto, contro tutte le un bel 60%. Non avrei pensato mai di vedere questo, invece io punterei più sulla Coppa Italia. Però i nostri telespettatori si sono così espressi, noi rispettiamo il loro parere. Sicuramente. Noi diamo anche l'appuntamento alla prossima settimana ai nostri telespettatori perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione per questa sera. Intanto è finita anche la partita tra Irlanda e Francia. 1-0. Potrei arrivare in ritardo. Ecco. Sì, perché siccome c'è Pantaleo dovrei andare a vedere Empoli-Lecce. Pensavo dovevi andare a cena. No, a cena non posso andare se è martedì. No, dovrei andare a trovare Pantaleo perché dovrebbe venire qua a Empoli. Inizieremo senza di sì, te. Sì, probabilmente arriverò un po' in ritardo perché devo assistere a Empoli-Lecce. Cioè, Pantaleo non posso, sono 4 anni e non lo vedo. Non preoccupatevi perché sicuramente poi Marco arriverà. Sì, come sicuramente, sempre, appunto, ha detto un anticipo questa situazione perché intanto, ci dobbiamo abbracciare. Lo ringraziamo per stasera per essere stato con noi. Buonasera a tutti e mi raccomando, le corde. Ecco, è pronto. Poi ringraziamo Alessandro Campadori. Buonasera, grazie a voi. Francesco Filippelli. Grazie a voi, buonasera. Paolo Laura Lamia.
Buonasera a tutti, mi raccomando le corde ma non come Morbini, perché se no il contest non lo vincete. Daniele Innocenti. Salve, buona serata. Come sempre ringrazio Laura Pugelli. Buona serata, grazie a voi. E appuntamento alla prossima settimana. Se vi siete persi la puntata, mi raccomando, guardate la replica oppure andate su TVL, sull'applicazione TVL Play e rivedetela dall'inizio. Appuntamento alla prossima settimana, buon proseguimento di serata.